affidamento di, fammi grazie dei termini imprecisi, presidenza pastorale della comunità fermo restando che ci vuole l'Eucaristia perché la comunità esista, ma perché devo dipendere da un presbitero quando io per primo posso interpretare esattamente come lui le linee guida pastorali che mi dà il vescovo? Grazie Giorgio, direi che possiamo raccogliere qualche altro intervento. Con Luciano. Ringrazio padre Santiago, il padre ci siamo trovati a Lugano, abbiamo chiacchierato in quel convegno del 2014 e dopo abbiamo condiviso anche il fatto che eravamo stati alunni dell'Università Gregoriana, lui un po' più giovane di me. E anche che ha fatto questa analisi così della tradizione, no? Ha analizzato punto per punto, mi pare che sia molto importante questo che hai detto, no, Santiago, ma Serena ci ha proiettati verso il futuro, io sento questa cosa, no? Che ci proietta all'oggi, no? Allora, una cosa che mi è venuta in mente, anche pensando all'esperienza così, la mia esperienza presbiterale e condivisa con dei diaconi, e dico, questa non ha a che vedere questo che si sta prospettando davanti a noi, adesso tutti parliamo della sinodalità, ma la sinodalità siamo quasi costretti, no? A vivere la sinodalità, costretti nel senso che non è provvidenziale, forse che siamo come preti e come ministri, no? Non siamo più quello che eravamo una volta e questo ci ha costretto anche una crisi molto grande che ha toccato le persone, ha toccato la Chiesa, le istituzioni. Basta pensare che siamo proprio in una situazione di grande scandalo, no? Come abbiamo gestito noi il potere, no? Come ministri. Quindi in questo momento siamo, mi sento di dire, no, come costretti a scendere, a lasciare questi concetti teologici, no, anche della rappresentazione di l'alter Christus, no? Io non l'ho mai sentito così dentro di me perché mi sembra una cosa un po' strana anche, no? Però questo di funzionare sinodalmente come Chiesa. E questo io credo che richiede un modo diverso, come hai detto anche tu, Serena, di concepire la ontologia, no, del ministro, no? Che è una ontologia relazionale, trinitaria. Oggi questo è un punto che mi entusiasma. Dice, qua siamo. Dobbiamo entrare in questa ottica che interessa tutta la Chiesa perché, come si dice, che la sinodalità è costitutiva della Chiesa, camminare insieme, ma il ministero stesso deve camminare insieme in forma relazionale, quindi è un soggetto plurimo, no? Diversificato, interrelazionale, vescovo, presbiteri, diaconi, ma dopo tutti anche gli altri ministeri. Ecco, questo mi pare, questo rapporto con il cammino sinodale. Grazie. Padre Santiago, sta sentendo bene sulle domande? No, questo, la domanda precisa di questo intervento e l'altro non mi è arrivata molto bene. Cioè, credo che una domanda aveva a che fare con la presidenza, no? E sì. Un'altra domanda con la sinodalità. Sì. Però non ho sentito
Allora, la domanda sulla presidenza riguardava le situazioni in cui viene affidato un compito di guida, diciamo al diacono, per esempio in comunità pastorali dove il presbitero non è presente. Questa era l'esemplificazione. Quella di Don Luciano era una domanda, contributo, se non sulla ripensare appunto da ministerialità nello stile sinodale come tratto proprio e caratteristico della Chiesa. Ha detto qualcosa sull'Alter Christus anche, no? Beh, diceva Don Luciano che gli sembrano delle categorie superate, non adatte, inadeguate, che lui comunque non le ha mai sentite proprie, ecco, pur essendo stato formato in Gregoriana quando anche prima di lei, non Santiago, perché ha studiato prima del concilio in Gregoriana, Don Luciano. Vediamo se c'è un'altra domanda e poi facciamo girare il microfono tra lei e Serena. Posso? Don Dario, prego. Sì. Allora, in riferimento a questo fatto che nell'impostazione di Serena, che io condivido, non si parte da una deduzione cristologica, ma da un fondamento ecclesiologico pneumatologico. Allora mi chiedevo, primo passaggio, siccome appunto, semplificando molto, non c'è più lo schema Padre Gesù Cristo, il ministero e la comunità, ma Gesù Cristo nello Spirito edifica la comunità. E quindi questo riferimento a Cristo, questa conformazione a Cristo, questa realtà di riferirsi a Cristo non andrebbe letta nella condizione di ogni cristiano, di ogni cristiana, recuperando fortemente questo sostanzialmente, prima cosa. Seconda cosa che volevo chiedere anche come specificazione, ecco allora in questo, come dire, mettere il ministero all'interno di questa fondazione ecclesiologico-pneumatologica e quindi sia nel servizio tipico, no, nel ministero tipico del diacono, sia nel ministero tipico del presbitero, in riferimento naturalmente al vescovo, cioè, l'attenzione primaria all'Evangelo e quindi alla parola di Dio, perché credo che sia fondamentale sia nel ministero ordinato presbiterale sia nel ministero ordinato diaconale. Ecco, se potesse essere ripreso un attimo questa realtà, perché alla fin fine la Chiesa è per annunciare e testimoniare l'Evangelo, allora vorrei qualche esplicitazione su questo, no? Quando si delinea, Serena ha tentato di farlo, no? Il ministero dalla parte del presbitero, dalla parte del diacono in reciprocità. Ecco, il ruolo dell'Evangelo e della parola, se si potesse esplicitare. Terza cosa, più invece magari, come dire, circoscritta, ma mi interesserebbe, siccome alcune volte Serena soprattutto usava l'espressione consacrazione, per esempio in riferimento mi pare al vescovo, ecco, in questa impostazione non più di deduzione cristologica, ma di fondazione ecclesiologico-pneumatologica, non dovremmo riservare la consacrazione al solo battesimo e valorizzare di più l'ordinazione, perché in effetti sia il vescovo che il presbitero che il diacono vengono ordinati. Allora, grazie Don Dario, sentiamo Don Giovanni che è qui in sala, e poi intanto direi che sentiremo sia Serena che Padre Santiago, ma ecco, do la parola a Don Giovanni. Una domanda a metà tra quello che ha detto dentro un triangolo, Serena, Padre Santiago, ho fatto fatica a seguire, ma non per colpa sua, padre, ma la mia durezza di cervice. Quello che hai detto tu su una realtà di fatto è quello che ci sta davanti, cioè la fondazione ecclesiale pneumatologica, l'esercizio del ministero che vede oggi molte comunità prive di una presidenza, di un presbitero,
stabile e quindi il rischio che il diatomo diventi la fotocopia ridotta e il futuro che va verso quello che diceva Don Dario. E quindi per quello dicevo una domanda a metà, e forse una domanda anche retorica. Dentro una comunità tutta ministeriale fondata sul battesimo, dentro una sinodalità ecclesiale, non è il caso di provare a ripensare il ministero del diacono e del presbitero e del vescovo, e quindi l'ordine? Dentro questa coralità, in cui vi è lo specifico di una presidenza a partire dalla sequela del battesimo, del primato della parola, vi è uno specifico nell'essere servi, no? La lavanda dei piedi ha un valore sacramentale, no? Anche per la comunità cristiana, ma vi è anche una comunità con ministeri nuovi, vi è un movimento anche in tal senso, Papa Francesco, l'istituzione, eccetera, eccetera, o meglio, alcuni ministeri che vengono istituiti in forma più larga, che dice un respiro che va verso, più che un dato definito. Quindi, come in una ministerialità battesimale e plurale può essere ricollocato nell'ordine, sempre con la sua radice alla apostolicità, e in questo contesto anche il diaconato, che non diventi semplicemente il supplente del prete assente in forma minore. Grazie Giovanni, delegato di Vicenza e la diocesi. Allora, io darei la parola ai nostri relatori. Mi permetterei, con Santiago, di cominciare da lei, ma ecco, è un dialogo, quindi non necessariamente c'è da rispondere a tutte le domande, ma la faccio io una domanda così per avviare. Cosa pensa lei, padre Santiago, della proposta che ha fatto Serena, che ha tentato di continuare la riflessione, come giustamente lei ci invitava ad allargare gli orizzonti? Quindi, se è d'accordo, partirei da lei con questi stimoli e poi daremo la parola a Serena, va bene? Bene, sì. Allora, cercherò di fare un commento sulle diverse domande che sono state poste. Quella che ha a che fare con la presidenza da parte del diacono. È chiaro che il diacono può presidere delle celebrazioni liturgiche, questo non è nessuna novità. La sua presidenza è esclusa dalla celebrazione eucaristica, dalla celebrazione penitenziale, sacramento, però una tarea di presidenza per il diacono mi sembra che sia chiara, limitata, però chiara, e che si possa parlare in quel senso anche di una capacità sua per presiedere le celebrazioni o anche le comunità. Quella domanda che aveva a che fare con la sinodalità. Certamente questo è un compito nuovo per tutti nella Chiesa, per questa volontà di Papa Francesco di trasformare la sinodalità in uno stile di essere Chiesa. Bene, io credo comunque che nello sviluppo di questo tema saranno necessarie precisioni ulteriori. Perché dico questo? Perché a me sembra che ancora a questo momento la sinodalità si sviluppa in un triple livello, si dice italiano. Cioè, prima una partecipazione di tutti, l'ascolto. In un momento non sono tutti, sono soltanto alcuni, cioè i vescovi, quelli che formano parte del sinodo dei vescovi, quelli che hanno la capacità di decisione. E poi un altro livello, che non è tutti, non è alcuni, ma è uno solo, che è la figura del Papa.
perché anche le conclusioni che possano arrivare dopo questo sinodo hanno valore in quanto tale, diciamo, soltanto se vengono assunte dal Papa e fatte sue. Io credo che questo triple livello, o questi tre momenti, sono quelli che stanno vigenti adesso nella Chiesa, secondo le prescrizioni canoniche e anche i presupposti teologici. Bisogna aspettare se questo si mantiene così o si potrà cambiare in qualche senso. Sull'espressione Alter Christus, applicata soprattutto al presbitero, questa era di uso corrente prima del concilio. Se non ricordo male, nei documenti conciliari non viene usata mai, anche per i rischi chiari che questo portava con sé. Fare dal presbitero come un doppione di Cristo, o fare l'impressione che Cristo si trovi ausente dalla Chiesa e questa assenza sua venga soltanto risolta con la presenza del presbitero, il quale sarebbe un equivoco. Comunque bisogna riconoscere che in qualche documento post-conciliare, soprattutto nell'epoca di Giovanni Paolo II, viene alle volte adoperata di nuovo questa espressione di Alter Christus. C'è stato anche un intervento sull'importanza di accentuare, diciamo, la precedenza o la priorità del ministero della parola, l'annuncio del Vangelo. Bene, io credo che se teniamo in conto i documenti conciliari bisogna riconoscere che in queste priorità ci sono diverse enumerazioni. Credo che questo sia applicato ai vescovi, dove il ministero della parola viene detto che primum officium del ministero episcopale. In questo senso si potrebbe, o forse sarebbe necessario, ripensare tra questi tre munera, docendi, reggendi e santificandi, quale dovrebbe avere una priorità più netta. Nei documenti conciliari non c'è uniformità in questo senso. Poi, sull'espressione consecrare, consacrare, che secondo l'ultimo intervento mi sembra sarebbe preferibile sostituire mediante l'espressione ordinare. Bene, io non farei troppa forza su questa distinzione. L'espressione consacrare mi sembra più propria della comprensione cattolica, mentre l'espressione ordinare, ordinatio, viene adoperata anche dalle chiese protestanti. Forse nella diversità degli accenti c'è un riflesso di questa diversa comprensione. C'è stata anche una domanda sulla necessità di una ministerialità plurale, se ho capito bene, nell'insieme di tutta la comunità ecclesiale. Mi sembra bene, io credo che si vada in questa direzione, però bisogna non correre il rischio di una diffusione della specificità di questo ministero del quale parliamo, ministero ordinato e ministero sacramentale ministeriale. E poi, non so se c'era quello che ha domandato lei, padre Luca, non lo ricordo bene, è stato alla fine. Molto semplicemente, padre, cosa le sembra della proposta fatta da Serena, dalla dottoressa? Ah, sì. Bene. Prima, io sono molto contento che Serena Nocetti abbia fatto questa esposizione,
precisamente su quei temi che io non ho voluto commentare. Perché? Perché io ho letto i lavori di Serena Necetti, i commenti sulla Lumen Gentium, anche altri lavori pubblicati, e avevo visto che lei faceva lì un commento importante sull'idea della configurazione, sull'idea della rappresentanza, e questo è stato il motivo per il quale io non ho voluto fare un commento su quello. Bene, io stimo molto la lettura critica, ermeneutica, che lei ha fatto dei presupposti della teologia del ministero ordinato, e mi sembra che in una diversità degli accenti in realtà c'è una convergenza molto grande tra noi, cioè nella sua critica lei non mette in questione il riferimento cristologico del diaconato, in nessun modo, perché lei, se parla di configurazione con Cristo, e se lei diciamo riconosce una importanza teologica e pastorale al tema del carattere, allora diciamo quel riferimento cristologico sta lì. Anche lei ha citato in un senso più generale soprattutto Presbyterorum Ordinis numero 2, dove sì, lei ha parlato così. In questo numero si parla del padre. Il padre fa l'invio del figlio, cioè prima importante la categoria della missione. Poi, dopo Cristo, lei ha parlato della necessità della Chiesa come mediazione per questo riferimento, il riferimento cristologico, e dopo viene la realtà del ministero ordinato. Io sono d'accordo con questa mediazione della Chiesa, precisamente quando si tratta di comprendere il ministero ordinato, però questo non significa, e in questo senso siamo pienamente d'accordo, negare l'importanza della mediazione ecclesiale nella realtà del ministero ordinato. Se io in qualche momento ho parlato di una certa priorità di questo riferimento cristologico, aveva semplicemente questo senso. La Chiesa come tale non ha la capacità di creare, di inventare i sacramenti, perché la Chiesa stessa è una realtà che dipende da Cristo, e questo è il senso che ha la mia affermazione su una priorità della fondazione cristologica, non per negare la mediazione ecclesiologica, neumatologica, che mi sembra molto importante, ma per diciamo accentuare questa precedenza che mi sembra importante. In questo senso, forse lei è più critica, ma in questo senso io sono d'accordo con quello che è stato detto a Pastore Slavo Bovis, quando parla di quella priorità cristologica in relazione a una priorità ecclesiologica. Ma non credo che si tratti di una contrapposizione alternativa. Per questo all'inizio ho parlato di una integrazione delle due dimensioni. In una parola, perché mi sembra importante questo riferimento cristologico, e perché in questo senso io credo che l'espressione in persona Christi Capitis come una comprensione
discussione. Cioè, il Concilio preferisce, come lei ha indicato bene, l'indicazione che Capitis si tratta di un agere in persona Christi Capitis, il che ha un significato molto molto importante. Non è che io, perché sono presbitero, sia un'icona onnipresente di questa persona Christi. Io rappresento Cristo soltanto quando attuo ministerialmente. Allora, in questa attuazione ministeriale io credo che l'espressione in persona Christi Capitis è un aiuto molto importante per mettere il ministero al posto che l'appartiene. Cioè, in realtà è una relativizzazione di un rischio possibile di assolutizzare il ministero ordinato. Perché quando io attuo in persona Christi Capitis, questo significa che sono rimesso continuamente a quello che è la vera fonte, la vera radice della salvezza, che non è altro che Cristo. E allora non mi permette assolutizzare il ministero ordinato e tantomeno di assolutizzare la mia persona come presbitero concreto. E finisco. Lei ha fatto riferimento anche a Pastores Davovovis. Non ce l'ho qua, perché adesso non lo ricordo bene. Però quando è stata pubblicata Pastores Davovovis, io l'ho letto molto attentamente e ho fatto la constatazione di una differenza tra il testo pubblicato anche nell'Osservatore Romano e il testo pubblicato dopo nell'Acta Apostolica Sedis. In quel testo che è stato pubblicato all'Osservatore Romano era una referenza, erano 3-4 linee dove si parlava precisamente del ministero o del presbitero concreto come una continuazione di una mediazione, di un mediatore salvifico. E a me sembra che qualcuno ha appreso che questo non andava bene così. E nella pubblicazione, nell'Acta Apostolica Sedis, è stato soppresso questo paragrafo. In una parola, finisco. La ringrazio tanto perché lei ha fatto commento su questi punti sui quali io non avevo detto nulla e mi sembra che con le differenze degli accenti non stiamo ante una contrapposizione alternativa, perché anche io ho difeso da tanto tempo la necessità di questa mediazione ecclesiologica, pneumatologica del Ministero. Grazie. Grazie al professor Del Cura, grazie anche per le domande che permettono di approfondire ulteriormente, di avere altre prospettive che ci costringono a scendere più in profondità. Vado per rapidi flash. Il primo, collego la prima domanda di Don Giorgio e quella di Don Dario. Io penso che si debba partire dal fatto che si è configurati a Cristo, prima di tutto nel battesimo. In questo senso dicevo che l'ordinazione qualifica un soggetto che è già soggetto ecclesiale, co-costituente per la fede e per il battesimo, il corpo ecclesiale. Quindi di per sé, insomma, sacramento di iniziazione, di per sé noi ci troviamo davanti a una specificità e una specifica soggettualità, ma che rimane interna prima di tutto a un'appartenenza, una co-appartenenza al corpo ecclesiale. Secondo aspetto, vado veramente per rapidi così, suggestioni. Io ho parlato di consacrazione semplicemente citando Lumen Gentium 21, che usa per due volte questa espressione nel paragrafo appunto che ho citato. Personalmente preferisco ordinazione, anche perché a differenza forse di altri paesi europei, la Chiesa Valdese usa sempre consacrazione per i suoi pastori, paradossalmente, quindi in un contesto che è legato alla riforma ginevrina. Io amo ordinazione per ragioni che sono legate intanto al linguaggio della tradizione, al linguaggio della Chiesa,
E il fatto che il termine ordinazione, meglio il verbo ordinari, ci rimanda anche a una sostanziale, passatemi la parola, mi viene così, laicità del linguaggio che viene utilizzato per parlare del ministero fin dall'inizio. Ordinari è essere presi al servizio dell'impero e quindi di per sé questo fatto di evitare una terminologia sacerdotale e cultuale nei primi secoli mi sembra una lezione anche oggi da avere, non per peccare di sociologismo o rischiare letture parziali anche della stessa tradizione, ma perché parlare di ordo vuol dire che in ogni caso ogni ministero ha sempre un dato di funzione, non è mai puramente simbolico, c'è sempre, a me piace parlare il termine che della agency, che è funzione ma è una funzione in atto, quindi tu sei facendo e il tuo essere non può prescindere dal ministero. Che è un po' quello che nella scelta di intitolare Christus Dominus sul ministero e la vita dei vescovi e Presbyterorum Ordine sul ministero e la vita dei presbiteri si va a indicare. C'è un, come dire, una prospettiva ministeriale che qualifica l'identità del vescovo, del presbitero e del diacono. Secondo aspetto quindi che vorrei porre, è già un battezzato quindi, come diceva Don Dario, e da qui io vorrei partire. L'orizzonte è quello, non tanto soltanto della custodia della fede apostolica, ma è quello dell'apostolicità di Chiesa, che è comune, del quale per l'opera dello Spirito tutti compartecipano, e Lumen Gentium 12 ci dà questo elemento, ma allo stesso tempo un'apostolicità di dottrina, ed è un'apostolicità che viene servita da coloro che sono nella successione apostolica. Quindi i tre passaggi mi sembrano importanti e sono sottesi alla mia proposta. Non mi sono soffermata più di tanto a presentare quello che appunto è la mia visione, ma posso dire in risposta alla domanda di Giorgio che è una fondazione che colga appunto nei documenti del Concilio, il modo in cui viene presentata in Agente 16 e Lumen Gentium 29 la figura del presbitero, del diacono, scusami, e allo stesso tempo c'è dietro tutta la lettura della dinamica che nella celebrazione eucaristica è manifestata, perché nella dinamica i diversi soggetti che sono chiese, diversi soggetti ministeriali, nell'agire mostrano e attestano la propria identità. E dall'altro lato la mia riflessione è fondata sulle indicazioni che ci viene dalle preghiere di ordinazione e dai riti esplicativi. Questi sono i tre fondamenti della mia posizione in questa correlazione, ripeto, costitutiva, presbiteri-diacono. Per quanto riguarda la conduzione pastorale, ma quando viene affidata una parrocchia, in realtà si fa un diacono, si fa riferimento al canone 517, articolo 2, dove si dice, se ricordo bene la citazione, partecipare all'esercizio della cura pastorale. Quindi in realtà è una partecipazione a un esercizio, non immediatamente una partecipazione alla cura pastorale. Questo però mi sembra che contenga un elemento importante, cioè la parrocchia ha bisogno del suo momento eucaristico, è una comunità eucaristica, come la chiesa locale, Christus Dominum 11, tutti i vari elementi che la compongono. Quindi quando c'è un diacono che guida, potrebbe essere un termine, oppure prendendo Agente 16, moderari è il verbo che viene usato, che è non solo moderare ma è, come dire, guidare, governare, si può anche dire per certi aspetti. Mi sembra importante tenere la distinzione dal punto di vista linguistico, proprio perché io penso che presieda l'eucaristia chi presiede la comunità, garantendole quella successione apostolica. Non mi piace molto l'uso che è stato fatto a Roma, lo dicevo la settimana scorsa, ai diaconi della Lombardia, mi ripeto, del termine diaconia, così come è stato utilizzato a Roma nell'affidare quella che di fatto è una parrocchia o una semiparrocchia a un diacono e alla sua famiglia. Non è una diaconia sembra... ancora. Non è, però è stato utilizzato questo termine nell'affidamento. Ho preso il testo perché sono andata a cercarlo per loro. Io lo trovo poco corretto, perché il canone 517 ci dà un'articolazione plurale della vita di una parrocchia e mi sembra che vada mantenuto, mentre ci sarebbe, lo dicevo dialogando con i diaconi della Lombardia, una possibilità interessante nel promuovere nella chiesa locale diaconie. Quindi la diocesi potrebbe essere suddivisa, come a Roma, invece di 14 municipi accorpati, le 7 diaconie, in modo tale che i diaconi siano coloro che
animano e servono la Chiesa locale con quella dinamica della presenza, lettura dei bisogni, lettura dei segni dei tempi, presenza sul territorio, molteplicità di attività, che non sono la sola parrocchia. Sappiamo bene come la parrocchia nasce e perché nasce, sappiamo come in città, questo sia in realtà più tardi. Il fatto che Cartagine abbia preso questa prospettiva dei sette, insomma, simbolica e operativa, potrebbe offrirci, secondo me, delle vie diverse che non sono solo quelle della parrocchia. Io però preferisco appunto rifarmi al canone e non usare il termine di presidenza, fermo restando quello che diceva il professore, cioè una presidenza di alcuni atti liturgici, però l'Eucaristia a questo momento massimamente rivelativo e realizzativo. La sinodalità, io spero che durante il sinodo, nelle fasi appunto, non ripeto quello che ha già detto il professore, che mi trova pienamente concorde, ci sia uno spazio di parola specifica dei diaconi. Penso all'Italia, ma penso anche, io ho lavorato molto con l'America Latina in questo periodo, la fatica di diffondere e di recepire la figura dei diaconi. Però è giusta il tuo riferimento al fatto che non possiamo isolare il ministero di alcuni, anche ministri ordinati, da una ministerialità più vasta, quello che diceva anche, esortava Don Giovanni e anche per certi aspetti Dario, nel senso che è giunto il momento, a mio parere, di pensare davvero una pluriministerialità ecclesiale, quindi utilizzare il termine ministero e quindi superare, dichiarare superata la costruzione del 1997 che dice che in senso proprio ministero è solo il ministero ordinato. D'altra parte il Papa Francesco, con Spiritus Domini e Antiquum Ministerium, ribadisce che si può usare il ministero, come d'altronde già Paolo VI il ministero a cui aveva fatto. E perché dico questo? Perché forse si tratta di pensare per figure ministeriali, una sorta di coreografia di figure, dove anche nella vita delle parrocchie o delle diocesi o delle zone pastorali si privilegi il lavoro di equipe. Equip ministeriali potrebbero essere il soggetto promotore della vita pastorale di una comunità, dove un presbitero, un diacono, io spero anche presto una diacona ordinata, questa è la mia posizione, e dove ci sono lettori, lettrici, accoliti, accolite, diverse ministerialità dei laici. In fondo il Sinodo per l'Amazzonia, nella sua fase di ascolto, nella sua fase prima di dibattito, si è orientato non solo per chiedere l'ordinazione di uomini sposati, come si è letto sui quotidiani, oppure l'ordinazione delle donne diacono. C'è stato un lavoro sul rapporto fra la comunità e i ministeri e i ministri dove sono necessari, c'è stato un rapporto fra comunità e Eucaristia, e il sacramento della riconciliazione che è stato molto avvertito e sentito, la mancanza, e terzo aspetto, si è lavorato molto per equipe ministeriali. Nel documento finale, l'equipe ministeriale, c'è solo una frase, purtroppo è rimasta, e purtroppo devo dire, a differenza di quello che chiedevamo, nel documento finale, al numero 119, si parla di, scusate, numero 111, si parla di ordinare coloro che sono diaconi, si aggiunge permanenti, purtroppo. Quindi questa ambiguità nel trattare la figura del diaconato nel documento finale, insomma, io devo segnalarla come un limite di quel passaggio. Fermo restando che i numeri 103 e 104 invece danno, cito a memoria il numero ma è quello, danno una visione del diaconato altra, che è quella proprio di animare, di fare le comunità nel contesto del lavoro, dell'ecologia, della giustizia, quegli elementi che abbiamo ora ricordato. Quindi penso che ci sia un problema di fondo che è superare la forma tridentina del presbitero. Questo è il problema che noi abbiamo. E questa si supererà, uno, superando i seminari, perché questo è una delle problematiche di fondo con le quali ci scontriamo. Secondo, abolendo il diaconato transeunte, che nasce per motivi pedagogici e formativi, sappiamo che l'interstizia, e che oggi non ha più significato nella forma in cui lo vediamo vissuto, celebrato e vissuto. Terzo, superare la logica gerarchica ascensionale del cursus honorum, che oggi veramente ci impedisce di vivere fino in fondo una pluriministerialità, un sistema organico e plurale. E altro aspetto, superare altri due elementi. Il primo è che la rappresentanza di Cristo non può essere una rappresentanza, pensate anche in chiave fisica, Inter in Signores, quando dice che deve essere una rappresentanza per somiglianza naturale maschile, mi crea difficoltà. E visto che questo ritorna anche Mulieris Dignitatem, forse sarebbe il caso di prendere posizione su questa un po' ambiguità di questa espressione, mi permetto di dire.
Secondo aspetto è superare la logica, il linguaggio e la logica sacerdotale. In questo Pastore Stavovis, mi permetto di dire, mi lascia molto perplessa. Questo ritorno del termine sacerdos per parlare del secondo grado del ministero mi sembra un indebolimento indebito della ricchezza della scelta del Vaticano, che è una scelta precisa su questo registro linguistico, molto probabilmente anche concettuale. E vabbè, forse l'unica differenza che posso cogliere, ringrazio il professore per la sua relazione ricchissima, leggerò e andrò a riprendere anche tanti davvero di quei ricchissimi contributi indicati anche in nota e la presentazione che ce ne ha fatto. E forse la differenza che io colgo è che per me il rapporto con la Chiesa non può mai essere un atto secondo rispetto al rapporto fra il Ministro e Cristo. Lo vedo in ogni caso un rapporto simultaneo, perché simultanea è l'azione dello Spirito e del Cristo nella Chiesa, per la Chiesa e nei ministri e per i ministri. Allora, grazie di cuore a Santiago, Padre Santiago a Serena, e mi permetto di fare una piccolissima risonanza personalmente, veramente ringraziando Dio, perché è necessario elaborare, secondo me, veramente una teologia nuova. Ed è un'insistenza anche che chi un po' addetta ai lavori fa insistentemente, vero Don Giuseppe, per questo. A me viene spontaneo, un po' per deformazione professionale, quando si arriva a questo punto, necessariamente aggiungere l'elemento del dialogo con le altre scienze, con le altre realtà umane, nel senso che io facevo riferimento alle diaconie perché, per esempio, in Brasile già ci sono state esperienze negli anni 80-90 di diaconie territoriali, eccetera. Poi non funzionano quando si cambia il vescovo. Allora, secondo me, la bellezza di questo cammino ci porta anche a scoprire il contributo dell'antropologia, della spiritualità, qui il padre Giovanni, della psicologia, della sociologia. E lo dico veramente in chiave teologica. Secondo me, la teologia ha bisogno di un dialogo più serio con queste scienze focalizzate da una prospettiva evangelica. C'è, soprattutto nell'ambito formativo, ma anche nel pensare la Chiesa, si parla di equipe ministeriali, si parla di linguaggio, dovremmo parlare dell'arte della comunicazione, no? Ecco, mi sembra che a volte noi utilizziamo riferimenti alle altre scienze in maniera un pochettino sbrigativa e forse anche superficiale, mentre potrebbero dare un contributo importante. Non è sufficiente mettere insieme tre persone perché lavorino in equipe, non è sufficiente fare una teoria della buona leadership perché una persona diventi un buon leader. Questo è un dato di fatto. Abbiamo bisogno, secondo me, di lavorare anche in un dialogo interdisciplinare più serio e più continuativo. E l'altro pensiero, io ringrazio Dio di questo piccolo fuoco acceso in Italia che raggiunge però anche altre realtà, perché quando Serena ha detto forse bisogna superare l'idea del seminario, non ho pensato a Venegogo, ho pensato all'India, ho pensato all'Africa, ho pensato alla Chiesa universale. Dove veramente forse alcuni discorsi sono assolutamente improponibili in questo momento. Allora, come aprirci anche a un dialogo interculturale che in realtà abbiamo dentro casa nostra insistentemente. E l'interculturalità non è più una questione di noi andiamo, noi facciamo, noi portiamo, ma come entrare in un dialogo autentico in questo senso. Oggi abbiamo fatto un po' di interculturalità, ringrazio ancora Padre Santiago perché anche la Spagna è un'altra realtà, è un'altra. Se Padre Santiago mi permette, io vorrei ricordare, come lei mi ha detto personalmente quando ci siamo visti, la sensazione positiva che aveva avuto circa i diaconi in Italia. O mi sbaglio, Padre Santiago? No, non sbaglio. Io sono molto contento e anche in comparazione con la situazione nostra nella Spagna, la situazione del diaconato in Italia è molto, molto migliore. Non soltanto per i numeri, che sono tanti, ma anche per i compiti. Io conosco da tempo il diacono Don Enzo, e
sono stato informato di questo. Da noi la situazione è un po' diversa, perché ci sono state le diocesi che hanno cominciato presto, però ci sono ancora delle diocesi dove non è nemmeno un diacono permanente, cioè le differenze sono molto grandi. E in realtà, nella maggior parte dei casi, si funziona, diciamo, pastoralmente, ecclesialmente e teologicamente, nella comprensione del diacono come una sostituzione urgente per i pochi presbiteri disponibili. E quello mi sembra che è una carenza nella realtà del diaconato nella Spagna. Grazie anche di questa testimonianza, padre. Abbiamo ancora 10 minuti, non so se c'è qualcun altro che vuole dare un contributo, una risonanza. Qualcuno, avete visto nella chat, ci hanno salutato, alcuni sono andati via. Le registrazioni le faremo avere naturalmente a chi ha partecipato all'incontro, scriveremo nella mail di usarle con parsimonia, perché ovviamente no. E per quanto riguarda i testi scritti, chiederemo la cortesia, ecco, a Serena, padre Santiago, con calma, di renderceli disponibili, oltre quando potranno, se potrete, insomma, per poterli diffondere secondo le vostre indicazioni. Bene. C'è qualcun altro che vuole fare una risonanza ancora? C'è Don Giuseppe qui, Don Giuseppe Como, delegato dei diaconi di Milano. Vorrei ritornare un attimo sul parallelismo Cristo capo, Cristo servo, e chiedere proprio dal punto di vista della cristologia se questo parallelismo che assegna poi appunto una rappresentanza ai presbiteri, ai diaconi, possa avere senso. Ecco, padre Santiago citava appunto alcuni passaggi del documento della Commissione Teologica Internazionale che appunto parla di questa riferimento, doppio riferimento appunto all'agire in persona Christi Capiti e in persona Christi Servi. Mi pare però che questa cosa non sia poi più stata ripresa, insomma, anche l'espressione icona vivente di Cristo servo, presente se non sbaglio nel direttorio universale del diaconato, non è poi stata più molto ripresa. E poi mi incuriosiva il fatto, per esempio, che la modifica del canone 1009 del codice di diritto canonico dica appunto che quelli che sono costituiti nell'ordine dell'Episcopato e del Presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo. I diaconi invece ricevono la vis, la risposta abitazione, di servire il popolo di Dio nella diaconia liturgia della parola della carità. Non si dice che ricevono l'abilitazione a agire in persona di Cristo Servo. Ecco, non erano obbligati, certo, a fare questo paradiso, però non l'hanno fatto. Non so, questo ha un significato. Padre Santiago diceva che già metteva in luce nella sua relazione del rischio appunto di contrapporre o, ecco, questi due aspetti. Vabbè, pur essendo avvertiti di questa pericolo, però mi chiedo appunto se questo stretto paradiso possa ancora avere un significato dal punto di vista del riferimento a Gesù Cristo. Grazie. Grazie. Ha sentito padre Santiago? Beh, se può precisare il senso della domanda, quello sì, perché non ho sentito molto bene. Scusi, allora, la domanda credo è anche molto semplice. Se si può effettivamente usare l'espressione in persona Christi servi per il diacono
in parallelo all'impersona Christi Capiti che si usa per il presbitero, se ha senso in qualche modo questa, mi permetta, questa non è la parola di punto G, divisione o separazione del Cristo in qualche modo, parallelismo che non ha ritrovato, utilizzato nella riforma del canone fatta dopo l'Omnium in mente. Sì. La domanda era molto puntuale di fatto. Sì. Beh, prima, quando soprattutto Pastore Davo Bovis parla di una attuazione, un agere in persona Christi Capitis, non parla soltanto della condizione di Cristo come caput, ma anche parla di Cristo come servo, come pastore, cioè la dimensione di servizio, di servo, è qualcosa che va insieme alla condizione di questa capitalità, per parlare così, di questa condizione di caput. In questo senso, io credo che la agere in persona Christi servi vale per tutto l'ordine sacramentale, e per questo anche l'attuazione del presbitero in persona Christi Capitis deve essere un'attuazione in persona Christi servi. Il modo proprio che il presbitero ha di servire è precisamente la sua attuazione in persona Christi Capitis. Questo, a mio avviso, non significa che non si possa fare del ministero diaconale. Non so come l'ho scritto, mi sembra come, diciamo, come una, in spagnolo, condensazione, cioè come una concentrazione di questa idea così importante per la Chiesa, che la idea di servizio e di un servizio ministeriale. E in questo senso, l'ho citato, a me ha impressionato quella espressione di Papa Francesco quando parla del diacono precisamente come il custode del servizio nella Chiesa. In una parola, credo che sia possibile, che siano possibili le due cose. Mettere insieme servi, servus, caput, e allo stesso tempo fare del ministero diaconale, precisamente per la sua importanza e il suo significato ecclesiale, fare come una concentrazione e un ricordo permanente di questa condizione della Chiesa. Allora, io penso che dobbiamo da un lato ritornare a comprendere il retroterra e la motivazione dell'espressione di Tommaso, perlomeno l'uso che Tommaso ne fa dell'agere in persona Christi, in forma assoluta. A me piace molto questo aspetto, proprio perché dice che è il riferimento complessivo al mistero e all'identità di Cristo. Secondo, quando utilizziamo in persona Christi Capitis, deve essere chiaro la mediazione, come abbiamo già detto, di tipo eucaristico, meglio, scusate, la forma eucaristica che questo comporta. E secondo aspetto, deve essere chiaro che il Cristo capo, il Cristo kefalè, se ne parla nelle Deuteropauline in relazione all'idea della Chiesa come suo corpo, corpo nel Cristo, per indicare la modalità immediata di relazione che sussiste tra l'agire del Cristo e del Cristo risorto, asceso alla destra del Padre, e la vita del corpo ecclesiale. Altro è l'uso che possiamo trovare in Pio XII nella Mystici Corporis, perché sappiamo che poi alla fine è diverso il modello ecclesiologico complessivo sotteso. Allora, l'influsso dell'interpretazione corporativista medievale, a mio parere, su alcuni autori che usano in persona Christi Capitis, si avverte. Allora, è sempre bene chiedersi come viene usato dall'autore quell'espressione, oppure come viene usato in quel documento magisteriale. Ho fatto l'esempio di Presbyterorum Ordinis 2 perché è il più evidente, ma avrei potuto appunto citare il pastore Davo Bovis o altri testi. A me sembra che abbiamo però teologicamente
due problemi rilevanti connessi a questo e all'idea della capitalità o della dinamica dell'essere servo, che sono da un lato il rapporto tra il vescovo, il presbitero e i presbiteri, dal punto di vista teologico, in che cosa consiste la compartecipazione, se questa agire in pertagere in persona Christi Capitis può essere considerato identico o analogo, ma in quale forma, tra il vescovo e il presbitero. Perché peraltro è il vescovo con il suo presbiterio, quindi forse una maggiore precisione va posta. Lo usiamo per i presbiteri, ma in realtà la capitalità in senso pieno sarebbe legata all'episcopee e al suo esercizio pieno nell'episcopato, con l'episcopato. Secondo aspetto, abbiamo da affrontare in relazione all'agire in persona di Cristo Capo, in relazione ai triamunera, abbiamo la questione di affrontare il tema della potestas, delle potestates e soprattutto del tema della giurisdizione, anche sotteso al tema del diaconato. Perché indubbiamente noi abbiamo oggi una fondazione della potestas jurisdictionis nella potestas ordinis, non nella potestas sacra, ma nella potestas ordinis a partire dalla consacrazione episcopale. E altro è la potestà di giurisdizione, altro è l'esercizio della giurisdizione. Allora, una maggiore precisione in questo senso, che vedo poco invece nei testi sulla teologia del diaconato, aiuterebbe a comprendere anche quale forma specifica di giurisdizione, di potestà di giurisdizione proprio del diacono, un tema che non abbiamo al momento affrontato, ma che sarebbe utile per il risvolto pastorale, per le chiese locali, per le parrocchie e per altre comunità. E allora, così, preparandomi questo incontro, mi ha molto colpito, ho fatto solo un accenno, a questo utilizzo dell'autoritate Christi, all'ablativo, con l'autorità e per l'autorità di Cristo. Mi sembra molto interessante questa via, sarebbe a mio parere per il rapporto tra vescovo, presbiteri e diaconi una via interessante. Per il diaconato così eviteremmo di dover porre in contrapposizione, come a volte si fa, in persona Christi con l'innomine Christi. Può essere una via altra che specifica più immediatamente che il ministero comporta anche un esercizio di un'autorità sul piano simbolico, anche sul piano funzionale. E l'ultimo accenno importante, mi sembra che oltre l'idea del agere in persona Christi Capitis sia bene porre in persona Christi e in persona Ecclesi, cioè il testo di Marcellianche non so se pronuncia così, rimane come dire, un'opera capitale da cui non si può prescindere, proprio perché ricostruisce il fatto che la formula non è in persona Christi Capitis, non è mai scissa dall'impersona ecclesia quando si tratta del ministero. E poi il fondamento nella vita monastica, perché anche questo è un elemento che non citiamo mai, lo usiamo in persona Christi Capitis sempre con rimando al ministero ordinato, al ministero sacerdotale, e veniamo a perdere una delle possibili utilizzazioni del termine, che invece è ricca di funzioni anche sul piano simbolico. Certo, io utilizzando, recuperando, dando parola al risvolto cristologico solo alla fine, non mettendolo come fondativo della soggettualità, posso permettermi, fra virgolette, anche di riutilizzare Cristo Capo e indirettamente, come vi ho già detto, non tanto usare l'icona vivente del Cristo Servo per il diacono, ma dire che è colui che porta la Chiesa a riconoscersi alla sequela del Cristo Servo. Grazie, grazie di cuore. Questo tema dell'autorità oggi è un tema caldissimo, dal potere all'autorità, potremmo intitolarlo così, un ulteriore capitolo, no? Con autorità e potere. Bene, allora grazie di cuore, io penso che ci possiamo fermare davvero, è stato un pomeriggio ricchissimo, intenso. E sì, abbiamo... perché, padre Luca, perché io devo andare via, siccome siamo... in questi giorni previ alla giornata del Domun, della missione, devo andare adesso a una celebrazione. Bene, grazie padre, grazie di cuore, la salutiamo tutti veramente con tanta riconoscenza. Anch'io la saluto, tra l'altro sono entrata alcuni anni fa a Venezia per un convegno, quindi mi fa piacere avere questa possibilità di avere un ulteriore incontro con una giovane studentessa. Grazie, grazie anche a lei. Serena Nocetti, per il suo intervento. Una piccolissima aggiunta. Quello che lei ha detto alla fine
sulla necessità del ritornare sulla distinzione potestas ordinis e potestas giurisdizione, mi sembra anche un compito urgente, perché io pensavo anni fa che con quella presa di posizione del Concilio, parlando soltanto della potestà sacra, cioè si era trovata una soluzione. Gli sviluppi post-conciliari hanno dimostrato che non era così. Grazie, allora, grazie Padre Santiago, la salutiamo e magari se ci dà una benedizione diventa la preghiera finale, va bene? Io? Sì, sì, lei, sì. Allora, anche io ringrazio tutti voi per questo invito, per questa partecipazione e per questa possibilità di avere ascoltato questi interventi così interessanti. E ringrazio Dio e chiediamo a Dio la benedizione per tutti noi. Ci benedica Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e questa benedizione rimanga sempre sopra di noi. Amen. Amen. Grazie e arrivederci un'altra volta. Grazie e arrivederci, a presto, grazie. Grazie anche a Serena, grazie. Di cuore, sempre molto stimolante. Arrivederci a tutti, grazie che siete stati con noi. Ci vediamo domani, d'accordo? Chi in presenza, chi online. Diacono Diego viene in presenza, mi ha detto domani, vero? C'ha l'aereo da Buenos Aires questa notte, bene? Bene, grazie e arrivederci. Ciao, auguri, ciao. Ciao.